il disastro della comunicazione politica che c'è stato, ovviamente non attribuendole a lei, no? No, però... Però voi comunicatori difettate sempre di storicismo, perché in realtà ci sono due fasi diverse. C'è la fase dell'emergenza sanitaria. Sì. E certo. Poi c'è la discussione successiva, fase, diciamo, ripresa economica, come si riapre e così via. In realtà la comunicazione è diversa, nel senso, secondo me, io ho questa visione. Il governo ha dato una comunicazione di emergenza anche molto dura e molto allarmistica, quando ci hanno dovuto spiegare che dovevamo stare a casa. In quella fase anche una certa drammatizzazione è stato oggetto di discussione anche della politica, no? Vi ricordate invece quei sindaci che dicevano no, la mia città resta aperta, ripartiamo, non chiudiamo. No, sono state quelle settimane in cui c'è stato un confronto tra un potere centrale che diceva chiudiamo e un potere periferico che tendeva a sottovalutare, certo, l'emergenza sanitaria. Lì, secondo me, la comunicazione del governo alla fine è stata efficace, perché poi gli italiani si sono molto rapidamente, ci siamo tutti, abbiamo tutti compreso la serietà e ci siamo tutti sorpresi di quanto eravamo disciplinati. Allora, tornando, sì, alla normalità, torna anche la rappresentanza. Confindustria dice una cosa, il sindacato dice un'altra, la regione dice una questione, i partiti hanno ripreso una libertà di critica, il Parlamento ha cominciato... Però secondo me scusate se vi interrompo, lì da quella conferenza stampa c'è stato il punto negativo. Ma il tema però secondo me è un po' più a monte, cioè bisogna fare i giusti passaggi, perché qui è vero, io sono d'accordo sul fatto che c'è la comunicazione, la crisi sanitaria e la crisi di comunicazione che bisogna gestire. Il problema è che la comunicazione di crisi è stata gestita con le dinamiche di comunicazione classica che vengono utilizzate durante l'anno, durante la vita normale. Invece occorreva cambiare proprio il paradigma. Perché? Perché la comunicazione di crisi serve a contenere quello che può scatenare dalla crisi sanitaria. Uno, la reputazione che si è persa a livello mondiale. Hanno chiuso le frontiere solo con l'Italia, o a meglio, hanno raccontato ai media che chiudevano le frontiere solo con l'Italia. Nessun altro paese ha detto su un media, su un giornale a livello mondiale, che chiudevano le frontiere con gli Stati Uniti. Eppure oggi negli Stati Uniti c'è un'ecatombe. Il secondo punto, la comunicazione di crisi vuole che ci sia un governo della crisi e che sia un'unica bocca di fuoco. Un'unica bocca di fuoco non permette a Sala o a Zingaretti di dire Milano riparte, perché quel gesto in comunicazione, come si traduce, io non commento il gesto, ma cosa ha riflettuto sulla comunicazione? Ha creato un caos e un'ecatombe. Il terzo punto, i DCPM che escono, ci sono in comunicazione di crisi delle regole che vanno seguite. Il DCPM va ai governatori, torna e fino a quel momento non deve uscire, e se esce c'è un problema di governo della comunicazione.